Lo studio OXAI-VT è uno studio che ha confrontato edoxaban, uno degli anticoagulanti orali diretti, un inibitore diretto del fattore decimo attivato, con il warfarin nella terapia del tromboembolismo venoso. Questa è una patologia frequente, gravata da una non trascurabile mortalità, quindi una patologia importante che per molti pazienti richiede un trattamento a tempo estremamente prolungato. Lo studio ha confrontato i due farmaci per un minimo di 3 mesi fino a un massimo di 1 anno, con l'obiettivo di dimostrare che edoxaban fosse almeno altrettanto efficace di warfarin e di valutarne anche la sicurezza confronto al farmaco di riferimento. Lo studio ha dimostrato l'ottima efficacia di edoxaban, che risulta confrontabile al warfarin in termini di efficacia. Ma non solo, ha dimostrato che edoxaban è un farmaco più sicuro di warfarin, con una riduzione circa del 20% degli eventi emorragici. Questa riduzione è stata ancora più marcata nei pazienti più fragili, quelli più delicati, nei quali l'incidenza complessiva di eventi emorragici era maggiore, in virtù di una riduzione della dose prevista da 60 mg una volta al giorno a 30 mg una volta al giorno con il farmaco sperimentale. Un altro dato importante dello studio OXAI è stata la dimostrazione che in termini di efficacia il farmaco è superiore a warfarin nella sottopopolazione di pazienti con embolia polmonare a maggior rischio, definita dalla positività di un esame bioumorale che è il BNP, che definisce proprio pazienti con un maggior rischio di complicanze. Infine è stata fatta una sottoanalisi dei pazienti che avevano indicazione a proseguire a tempo indeterminato la terapia e sono stati seguiti per il periodo da 3 mesi a 12 mesi. Anche in questo senso è stata confermata la maggior sicurezza, con una riduzione del 50% delle emorragie maggiori. Quindi in tutti i sottostudi si sono confermati i dati generali, con in più la, chiamiamola sorpresa tra virgolette, di una maggiore efficacia nella popolazione con embolia polmonare. Per questo sicuramente avremo un'ulteriore nuova strategia molto importante per la cura della trombosi venosa. Grazie.